Buongiorno, buon inizio settimana. Abbiamo preparato valigie di tutto e di più perché sta settimana non si sa come va a finire. Lombardo, caro collega Lombardo, ti spero che tu ti sia preparato la valigia per come si deve, perché Falcone minaccia di farci trascorrere il Natale in aula. Penso un po'. Infatti stamattina ho detto a mia moglie, prepariamo di tutto e di più. Dici, quando ci vediamo? Non lo so, perché c'è il buon Falcone che deve portare l'approvazione della finanziaria entro il 31 di dicembre, se no non si sa che succede. Grazie Giussi per il complimento della cravatta, me l'hanno mandata il mio amico che li prende sempre da Marinella a Napoli, sono Marinella questi qua, Giussi. Mio amico Stefano, sì, il mio amico Stefano di Santa Marinella, mi pare, no? Mi ricordo ora il comune in questo momento, anzi sarà sicuramente collegato. Stefano, se ci sei, batti un colpo. Uno dei nostri pilastri del Lazio mi manda sempre cravatte di Marinella, quindi grazie Giussi per il complimento. Allora, pensate un po', vabbè, guarda, Placido Sturiale, che scrivi buffone nelle nostre dirette, cioè, ma che vuoi? Che vuoi? Regalate a Placido Sturiale un po' di Valox, perché non si sa qual è il suo problema. Fa sempre post, scrive buffone, scrive commento. Poveretto. T-S-O. Punto. Beh, lo conoscono tutti a Placido Sturiale. Dice di fare un po' il giornalista. Abbiamo una bella idea di come fare il giornalista. Ecco, siccome qua in diretta ce l'ha detto, gli abbiamo risposto. Come vede, noi campo libero anche agli Sturiali di turno diamo importanza, così almeno possono godere di essere stati citati. Quindi, tornando a cose serie, sarà una settimana particolare, è ovvio. Noi abbiamo detto, si fanno questi 3-4 giorni, dopodiché è ovvio che ci fermiamo. Tiziana, sto venendo a Barcellona, sono in viaggio per Barcellona, quindi Tiziana, aspettateci, saremo lì puntuali alle ore 11, caffè a Barcellona, 11:15 si apre la nostra diretta e vedrete qual è la sorpresa che vi abbiamo riservato. Non stiamo venendo solo per il piacere, ovviamente è gradito di venire a Barcellona, ma c'è una sorpresa natalizia. Quindi vi consiglio, alle ore 11:15 massimo, di collegarvi. Per quanto riguarda la settimana, avevamo detto facciamoci questi 3-4 giorni, sospendiamo il 22, dopodiché aggiustiamo questa finanziaria, colloquiamo in queste vacanze natalizie, chiudiamo il testo e riprendiamo il 7. Ma riprendiamo col testo definitivo e in 3-4 giorni finiamo. D'altronde abbiamo dimostrato di essere persone serie in commissione bilancio, lo ribadisco, dove per l'ennesima volta il mio amico Marco Falcone si è fatto prendere dall'ansia della prestazione, corroborato lì dal buon Luca San Martino che per mettere benzina sul fuoco è unico, e hanno preso timpolate in continuazione, dopodiché capitolati. No, ho preso l'impegno di approvarlo giovedì entro le ore 19, abbiamo approvato pure entro le ore 18, ma abbiamo modificato il testo, abbiamo tolto articoli non potabili. Ora si stanno preparando per l'insaccata in aula, ma pensate che siamo cretini? E allora, noi lo sappiamo che la finanziaria che ora va in aula, voi avete intenzione di stravolgerla. E pensate che siamo lì a tenervi il palo, come si suol dire, ma che avete in testa?
E allora, fermatevi. Potete anche minacciare di farci il Natale in aula, ma sempre se questo succederà, il 31 di gennaio si approverà la finanziaria. Altro che il 31 di dicembre. Siccome non c'è nessuna scadenza, né abbiamo chiesto ad ora, poi se Falcone ci fa girare le balle è un'altra storia, non abbiamo chiesto anche l'ammissione del fallimento con la votazione di quello che è l'esercizio provvisorio. Non l'abbiamo chiesto finora, però se Falcone continua a stuzzicare e a fare l'anzichenecco, no, per esempio, no. Allora, da quel punto entro il 23 si vota pure l'esercizio provvisorio, non ci sono discussioni, né il Presidente del Parlamento può forzare le cose, anche perché se il tema è approvare la legge di stabilità entro il 10-12 di gennaio per evitare l'esercizio provvisorio, noi lo sottoscriviamo. Lo sottoscriviamo prima, ci deve essere entro il 12 e noi sottoscriviamo che entro il 12 si approva. Ma si apre una fase diversa. Fa la discussione generale, viene Schifani in Parlamento, deve venire Schifani a spiegare la sua trattativa privata con Matteo Salvini, com'è articolata, ve lo ribadisco, hanno trasgredito anche le regole sulla pubblicazione degli atti della giunta, hanno pubblicato sabato tutti in una volta i verbali di giunta che erano fermi ad agosto perché prendevano appunti e poi se le modificavano come cavolo volevano. Il buon Giuseppe Lombardo li ha presi con le mani nella marmellata. E siccome ci sono responsabilità anche là dai segretari, dei funzionari, hanno fatto bene. So che c'è stata una discussione pesante con la segreteria della presidenza, la segreteria della giunta, perché non si possono fare gli atti come se si è quattro amici al bar. Non solo, vengono citati gli atti in lettere ufficiali del presidente della regione e poi si scopre che quegli atti non esistono. Vergognati, Schifani, tu dovresti essere l'esempio della legalità, tu che sei il presidente benemerito di che? E hai creato anche questa sorta di omertà all'interno di Palazzo d'Orléans. Ma che vergogna, devi venire in aula, e l'abbiamo scritto al presidente del Parlamento, su questo qua non si transige. Ti sei venduto la Sicilia, vergognati, per quattro denari. E anche questo ora ci devi spiegare. Chi ti ha autorizzato a fare un'operazione che tu non hai neanche inserito nelle tue linee strategiche, nel documento di economia e finanza e neanche poi con l'aggiornamento, con la NADEF? A che titolo tu hai stabilito di dare 2 miliardi di euro dei fondi extraregionali a Salvini per fare il ponte, sottraendolo alle scuole, sottraendolo alla messa in sicurezza dei torrenti, delle coste, sottraendoli alla costruzione delle condotte per portare dagli invasi, completare le dighe, portare l'acqua ai nostri agricoltori? Sei il peggior servitore dello Stato o il miglior servitore dello Stato? Devi venire in aula, devi riferire. Questa è la questione. E non si transige. Su questo aspetto non si transige. Quindi si apre una settimana all'insegna non si sa di cosa. Quindi ci siamo attrezzati pure per stare 15 giorni in aula.
Ovviamente il nostro programma comunque rimane immutato, anche perché io non sto ai porci comodi di quelli che sono i tempi che per capriccio ci vengono dettati. Approvarla entro il 31 di dicembre non serve a nessuno, se non al mio amico Marco Falcone, per passare alla storia. Si mette la medaglietta, dopodiché si apre la sua campagna elettorale, se ne va, io lo capisco Marco, che è la tua ultima finanziaria. Ma noi che ti abbiamo anche difeso quando sei stato degradato a semplice ragioniere di sottoscala e nessuno del tuo partito ha alzato un dito dopo la sfiducia che Schifani ha esercitato nei tuoi confronti a giugno scorso, togliendoti la delega ai fondi extraregionali e alla programmazione. Ora ci tratti così? No, Marco. Per quanto io ti rispetti, e lo sai, non funziona così. E allora, domani, il presidente del Parlamento, Gaetano Calvagno, ci ha convocato. E vediamo. Se deve essere trasformata in Vietnam l'aula, o dobbiamo fare un ragionamento serio. Io ho l'impegno di approvare la legge di stabilità entro massimo il 12 di gennaio, lo assumo, perché ovviamente non sono per fare l'esercizio provvisorio e danneggiare la Sicilia siciliana, ma non consento neanche che si faccia la legge di stabilità piena di porcherie, come era entrata in commissione bilancio, perché ora ci ritenteranno ovviamente, no? Perché così funziona. Tutto quello che noi abbiamo cassato, o come si dice tecnicamente sminchiato, e ora tenteranno di farlo rientrare. E quindi di corsa, di notte, ma perché? Noi vogliamo lavorare in serenità. Stasera intanto il mio programma è questo. Ora siamo in viaggio per Barcellona. Pomeriggio, vado a Taormina, facciamo giunta, sistemiamo alcune cose importanti, dopodiché stasera siamo ad Enna. Non tutto è successo. Stasera ad Enna. Poi ci sposteremo in nottata per Palermo. Domani apriremo la nostra giornata palermitana. Domani, voi che avete il programma sotto mano, domani sera dove siamo? Siamo a Trapani o ad Agrigento? Vediamo quanto siete preparati. Perché il nostro tour, non tutto è successo, si chiude il 22. Il 22 al Teatro Vittorio Emanuele a Messina, se ci vuole lo ricordo. Il 22 che cos'è? Venerdì? Se il 22 è venerdì facciamo il conto. Il 21 siamo a Siracusa, che è giovedì. Il 20 dove siamo? Ad Agrigento? Non mi ricordo. E a Trapani quando siamo? Salvo Cirasa, Trapani. Avanti, programma alla mano. Forza, vediamo quanto siete reattivi. Anna, sì, me lo ricordo che il 21 siamo a Siracusa. Io non ho qua il programma. Allora, vediamo. Il 19 a Trapani, perfetto. E Daniele, il 19 quand'è? Oggi quanto ne abbiamo noi? Ne abbiamo 18 oggi? O ne abbiamo 17? Boh, 18 mi dicono dalla regia. Sì, sicuro? 18, dice Grammi. Allora, oggi ne abbiamo 18 e siamo ad Enna. Domani ne abbiamo 19, martedì, e siamo a Trapani. Oh, dopodomani siamo ad Agrigento, mercoledì. Ok? Giovedì 20. Daniela Spaci mi dice che siamo il 20 ad Agrigento. Ragazzi, guardate, va, vediamo programma. Abbiamo capito, va, qua non carburate manco voi. Allora, basta, non mi fido più di nessuno io. Oh. Il 19
18 che oggi siamo ad Enna. Oggi già c'eravamo arrivati che siamo ad Enna. A Trapani. Il 19 siamo a Trapani. Il 20 ad Agrigento. Il 20 che è mercoledì siamo ad Agrigento. Il 21 che è giovedì siamo a Siracusa. Uh-huh. Il 22 chiudiamo a Messina. Oh! Avanti, ancora ripubblichiamo il programma. Vi raccomando, ieri ma anche meravigliosa serata a Caltanissetta, venuta ad accogliermi il sindaco. C'erano in platea tanti aspiranti sindaci perché la si vota. Poi sono stata a cena con un gruppo abbastanza interessante e andiamo avanti. Quindi questo un po' del quadro complessivo. Quello che vi ribadisco, il mio invito a tesserarvi, a partecipare all'organizzazione di Sud Chiama Nord, a visitare la nostra piattaforma www.sud-chiamanord.it. Vi raccomando, costituite il vostro comitato, entrate in quello che sarà ovviamente il movimento protagonista, non solo, naturalmente anche le questioni riguardanti le europee vanno avanti e lo ribadiamo. Intanto lavoriamo all'organizzazione, lo stiamo facendo regione per regione. L'assemblea del 2-3 di marzo chiude questa fase preparatoria ed è fondamentale che ci sia un asset nazionale del nostro movimento, perché non abbiamo avuto il tempo di farlo, in quanto siamo nati, ve lo ribadisco, il 25 giugno del 2022 e quindi ora dobbiamo strutturarci. Vi ribadisco anche un fatto: nelle nostre liste non entreranno più gente improvvisata, si fa un percorso di militanza, quindi vi raccomando, partecipate a questo percorso. Va bene, ora vi saluto, ci sintonizziamo esattamente alle 11:15 da Barcellona, Pozzo di Gotto. Grande sorpresa.